sfruttare il traino dei luoghi già dichiarati patrimonio dell'umanità per far conoscere le meraviglie di tutti i 92 comuni dell'area metropolitana e condurre attraverso appositi itinerari i turisti sull'intero territorio, ampliandone i periodi di soggiorno. È stata questa l'idea con cui la città metropolitana e la Camera di Commercio di Napoli hanno partecipato al VTE, il Salone Mondiale dell'UNESCO tenutosi a Siena, ottenendo grande attenzione ed interesse dal pubblico di visitatori, tour operators e buyers internazionali, che per 3 giorni ha affollato le sale del complesso museale di Santa Maria la Scala, nella splendida piazza del Duomo. Non solo Napoli, Pompei, Ercolano, Plontis, Nola, la Pizza, ma anche la piscina Mirabilis, l'Iternum, i Campi Flegrei, l'Antiquarium di Bosco Reale, il Parco Archeologico di Longola a Poggio Marino, le ville rustiche, musei di Terzigno, l'Albicocca del Vesuvio e le tombe di Striano, Portici con il suo bosco, la Toreggia Borbonica, Pietrarsa, San Giorgio e Cremano e le sue ville vesuviane, Cimitile con le basiliche paleocristiane, Stabia e la penisola sorrentina, Gerola e Monti d'Attari, il Parco Nazionale del Vesuvio e tutte le bellezze del territorio. Un progetto, quello degli itinerari, giunto al termine di un lavoro di raccordo tra tutti i comuni svolto dalla città metropolitana e raccolto in una guida distribuita nel corso della manifestazione, che ha ricevuto il plauso da parte della deputata Alessandra Carbonaro, componente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Gli itinerari tra siti UNESCO permettono sia di approfondire la bellezza del sito in questione, ma permettono anche di conoscere gli itinerari circostanti, perché la cultura non è solamente quella dei grandi attrattori turistici, ma è anche tutto il patrimonio diffuso che il nostro territorio ha e che è giusto venga valorizzato. La Carbonaro ha partecipato al convegno promosso da Città Metropolitana e Camera di Commercio sulle difficoltà che incontrano le autonomie locali nella gestione del patrimonio culturale. Ci vuole una visione. Una visione è quella che ho visto durante questo convegno, una visione che sta prendendo corpo nelle attività che state realizzando e che credo noi come Commissione Cultura, come dicevo appunto precedentemente, il nostro primo atto è stato quello sulla risoluzione della buffer zone attorno a Pompei, proprio perché vogliamo lavorare a un piano strategico che sia condiviso con le autonomie locali, con il territorio. Il VTE ha consentito di rinsaldare dunque relazioni per la promozione dell'intera area metropolitana. L'onorevole Carbonaro si è presa l'impegno di venire a svolgere una commissione cultura a Napoli, appunto non solo per visitare i siti ma anche per verificare quelle che sono i nostri bisogni, le nostre esigenze, anche i nostri progetti, mentre il Lazio addirittura ci ha chiesto di collaborare con loro per la prossima edizione del VTU, ma anche perché anche loro possono costruire un percorso partecipato così come l'abbiamo fatto nella nostra città metropolitana. Dobbiamo lavorarci insieme, dobbiamo crederci e con questo prossimo evento dobbiamo veramente essere una vetrina importante, fondamentale per il nostro paese davanti a tutto il resto del mondo. Adoro la mia città, adoro Napoli, ci sono stata neanche un mese fa e l'ho trovata splendida nella sua rinascita, quindi un asse è fondamentale, può essere veramente un asse del sole tra due splendide città che hanno tutte e due grandi potenzialità nel turismo, grandi potenzialità nella cultura. La città metropolitana ha presentato inoltre un progetto ancora più ambizioso, quello di digitalizzare gli itinerari in un portale del turismo sostenibile, già finanziato con 2.050.000 euro di fondi Bonmetro. Un portale multimediale che farà dei percorsi interattivi, che mette in rete tutti i comuni con un solo filo conduttore, quello di valorizzare tutte le eccellenze, partendo dagli itinerari culturali fino a quelli enogastronomici. Ringrazio il sindaco Luigi De Magistris per questa sfida, perché noi siamo i primi del sud a pensare e a realizzare questo importante portale che parte proprio dai siti UNESCO, per non lasciare indietro nessuno. Il Salone ha costituito anche l'occasione per i rappresentanti della delegazione partenopea di partecipare agli incontri bilaterali con i buyers e di rilanciare l'idea della candidatura UNESCO dell'itinerario delle 13 residenze borboniche, e ci attendiamo ovviamente che governo e Parlamento ritornino a lavorare a questa proposta, sulla quale è stato già legiferato nel 2013 e per la quale si attende ovviamente la elaborazione e lo sviluppo del piano strategico di valorizzazione.